Ciao a tutti, siamo tutti a casa, siamo tutti più o meno nella zona rossa. Da oggi siamo veramente tutti a casa e niente, a me è venuto in mente di fare un video a tarda notte, perché sono mezzanotte e mezza passata, quasi l'una meno un quarto, e forse chi ha più o meno la mia età, diciamo quasi 50 anni ormai, si ricorderà di quelle trasmissioni notturne che tanto ci piacevano, almeno piacevano a me, quelle con Enrico Ghezzi o Vieri Razzini, quei critici cinematografici di una volta, belli tosti, che proprio intorno a quest'ora, tipo all'una di notte, così ti presentavano i film importanti da vedere. E allora niente, ho pensato così. Magari vi propongo i miei film del cuore, diciamo io ne ho mille, mila di film del cuore, però vi propongo magari quelli che sono proprio più vecchi, più importanti, più interessanti da vedere, anche per chi magari ha la mia età o è poco più vecchio di me, ma comunque non era ancora nato quando questi film c'erano. E ho pensato di cominciare con questo film. Si vede i 400 colpi di François Truffaut, che è sicuramente uno veramente dei miei film del cuore preferiti in assoluto. È un film del 1959 che è veramente consigliabile e che tutti quanti dovreste provare a recuperare. Questa è un'edizione in DVD, in doppio disco, però si trova, comunque si trovano anche i torrent senza nessun problema. I 400 colpi, si intitola così, è un modo, diciamo, letterare di tradurre l'espressione francese le 400 coups. Faire le 400 coups vuol dire fare il diavolo a quattro, diciamo, essere un ribelle, ribellarsi, ed è proprio quello che fa Antoine Doinel, che è il protagonista di questo film, un ragazzo di 12-13 anni, adesso non ricordo, infatti 400 colpi diciamo che è un po' il film di passaggio all'età adulta, uno dei primi film che fa vedere veramente bene il passaggio dall'infanzia all'età adulta, cosiddetti film di coming of age. Non so bene dove guardare perché non riesco a capire dove sta la videocamera, forse di là. Niente, dicevo, è il film di coming of age definitivo, il primo, quello, il primo, magari non è il primo, però per me è il primo, è del 1959, ha dato il via Truffaut con questo film assieme a Godard, Chabrol, Jacques Rivette e altri registi, alla cosiddetta Nouvelle Vague, cioè la nuova onda, cioè il nuovo cinema francese della fine degli anni 50, inizio anni 60, che si contrapponeva al cosiddetto cinéma de papà, cioè il cinema dei vecchi. Oggi diremmo il cinema dei boomer, ma anche se Truffaut è un boomer, egli stesso era. Ma non divaghiamo, praticamente i 400 colpi rappresenta uno dei primi exploit della Nouvelle Vague, uno dei primi film dove, come dicevano i registi della Nouvelle Vague, l'autore è una figura centrale, l'autore Truffaut, che ha scritto e diretto il film e che ci mette proprio del suo personale, delle sue esperienze personali. Lui incontra Jean-Pierre Léaud ai provini e praticamente fa questa cosa che è rimasta proprio nella storia del cinema, cioè continua a girare film con Jean-Pierre Léaud, questo attore, che continua ad interpretare per anni e anni il ruolo di Antoine Doinel, questo personaggio che nei 400 colpi appunto ha 13 anni e che continuerà a crescere nei film successivi come Baci rubati, Non drammatizziamo, è solo questione di corna. L'amore fugge, mi sembra sia l'ultimo, comunque. Ma vi faccio vedere tra l'altro una cosa molto carina, cioè il trailer dei 400 colpi. Il trailer è fantastico perché adesso vi ammorberò per circa 4 minuti, perché dovete sapere che i trailer degli anni 50 e 60 non erano come quelli di oggi, tutti boom boom, 2 minuti ti faccio vedere tutte le scene di esplosioni ed è finito il film. No, i trailer degli anni 60 erano così.
Fantastici, aspettate che vedo se riesco a... Ecco. Non sono mai stato così colpito al cinema, dice Henri Georges Clouzot. Vabbè, zarola. Forse mi devo mettere così? Ok. Plus sévère pour la société. Bellissimi trailer francesi. Capisci un cazzo, però è bello così. Elle continue de vous serrer la gorge durant les heures qui suivent cette révélation. Un grand talent nous est né que je salue avec admiration et une respectueuse amitié. E le musiche di Jean Constantin. E come vedete, vabbè, la storia è quella di Antoine Doinel, un ragazzo ribelle che ha problemi in famiglia, vede la madre che tradisce il padre, finisce in riformatorio, due begli schiaffoni. Le film ha gagné tout simplement parce qu'il est beau comme tout ce qui va sans phrase jusqu'au bout de la vérité. Tes parents disent que tu mens tout le temps. Je mens de temps en temps, quoi. Des fois, je leur dirai des choses qui seraient la vérité, ils ne croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges. Au sujet de ce film, tout a été si spontanément et si généreusement exprimé jusqu'ici. Mi sto accecando per farvi vedere questo trailer, vabbè. Cette œuvre apparaît comme la grande victoire d'une gageure tenue par ce jeune et féroce critique de cinéma qui a osé affronter le danger de la réciprocité en devenant à son tour metteur en scène. Ce film aura fait écrire à Jacqueline Michel dans Le Parisien Libéré: Truffaut a fait mieux qu'un chef-d'œuvre. Une œuvre rigoureuse, vibrante, belle et sincère. A me fanno morire i trailer di una volta perché appunto dovevano riportare tutta l'opinione della stampa, dovevano spiegare essenzialmente quello che il regista aveva fatto e poi qui negli ultimi minuti, boh, gli attori, scritto da titolo e Jean-Pierre Léaud. Le gamin terrible, il ragazzo terribile. Nel caso non sappiate leggere, vi legge anche i nomi degli attori. C'è questa bellissima scena al Luna Park, molto, molto efficace. Ok, vabbè, stacchiamo con il trailer dei 400 colpi che è abbastanza alienante per chi veda, si è abituato ai trailer di oggi. La trama, in sintesi, appunto, è quella di un ragazzo che viene mandato in riformatorio perché è problematico per la scuola, problematico per i genitori e soprattutto... resta molto nel cuore, almeno dipende magari a che età uno se lo guarda, però secondo me vale per tutte le età, a partire appunto da quell'età lì, 11-13 anni, così. E ha questa bellissima sequenza finale di corsa verso il mare, ferma immagine sulla faccia dell'attore Jean-Pierre Léaud, che guarda in camera. E un finale abbastanza di rottura, abbastanza inedito per l'epoca in cui è stato fatto, ecco. Niente, vi volevo appunto solo parlare di questo film che per me è veramente importante e che secondo me potrebbe essere interessante per voi da vedere in queste sere, per dare, diciamo,
un'alternativa alle solite serie TV, Amazon Prime, Netflix, eccetera. Niente, intanto vi saluto. Se vi è piaciuto questo video, vedo che non vi è piaciuto, ma non importa. In ogni caso, se a qualcuno gradisce, magari farò altri video con altri film del cuore, che magari non avete visto e che potrebbero essere un'opportunità per passare un po' di tempo in questa ventina di giorni di quarantena. Ciao a tutti.